Questo video che andrò a visionare oggi è stato fatto 7 giorni fa dal maestro che tutti noi conosciamo, purtroppo, dal titolo Carbonara al cioccolato. Tralasciando il fatto che la parola carbonara insieme a cioccolato fa un cacare nero, ma sto video dura 17 minuti. Il maestro stesso in live mi ha pregato di fare la reaction, la parodia di questo video. 17 minuti, maestro! Cioè, ma anche un po' di meno, eh. Come sempre, tempestate di like questo video e mi raccomando, il like si mette in maniera segomante perché il vero like si dimostra in questo modo. Tutti i miei link in descrizione come sempre, iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina, il mio Instagram ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram, ma bando alle ciance e andiamo a visionare questo bellissimo video trash. Tutti ragazzi, come video oggi? Di nuovo oggi è sempre oggi. Maestro solo oggi sa. Domani e ieri per lui non esistono. Oggi. Sì, oggi, l'abbiamo capito, maestro. Oggi, ok. Oggi. Minchia, oggi! Il video dura 17 minuti, cominciamo così. Veramente mi dura mezz'ora almeno il video. Prepareremo una carbonara insieme. Il maestro solo le carbonare sa fare, cioè ha fatto 17 video solo sulle carbonare. Un altro tipo di pasta, no? Ma non una carbonara qualunque, c'è il passaggio per parti su dietro. C'è la luce di Dio là dietro, è in controluce. Prepareremo una carbonara al cioccolato. Al cioccolato. Vi ringrazio anche a voi per avermi consigliato questo video, oltre al maestro stesso, eh? La carbonara al cioccolato, che già vedere le degustazioni potenti trash c'ha un suo dire. In più adesso 17 minuti di carbonara al cioccolato. Cristo santo, aiutami tu. Allora, queste sono le penne al cacao e noi le useremo per fare la carbonara. No, non ce la posso fare. Questo è difficile, dai. Oh, sto già mettendo l'acqua, sto già preparando tutto. Perché devo passare, madonna. E prepareremo questa golosa carbonara. Ok, ho appena messo l'acqua, quindi devo un attimo aspettare, no? Intanto vi spiego tutti gli ingredienti o tutto quello che faremo in questo video. Allora, devo prendere un paio di robe. Ci stiamo accingendo a preparare la carbonara. Già lui si è preparato con tutto, con l'acqua messa a bollire, le pentole sul fuoco. Basta solamente procedere, no? Sarà un video lungo e sofferto questo. Per evitare di fare spoiler, non vi ho fatto vedere il frigo completo, ma vi avviso che c'era più di almeno 8 video dentro. Perché i video, lui non è che li mette dentro la scheda USB, cioè li registra, li mette dentro la scheda. No, li mette dentro il frigo, li mette. Perché i video non sono digitali, capito? Cioè, sono oggetti da mettere all'interno del frigorifero. Ciò che ci servirà per questa... Si è bloccato, tabula rasa, maestro! Sveglia! Perché certe volte vai in formattazione, no? E quindi praticamente si blocca. Si deve aggiornare il programma, no? Carbonara. Non gli veniva la parola carbonara! Dio Cristo, 20 video hai fatto con la parola carbonara! Com'è che non ti viene in mente? Il maestro sta peggiorando, eh. Cioè, se già prima era un po' così così, adesso sta peggiorando, eh. Sì, il formaggino pio, sì, grana padano. Il formaggino pio, sio e grana padano. Perché sono tre tipi, no? C'è pio, sio e grana padano. Che quello, vabbè, che costava di meno. Pancetta. Che tra l'altro lui si ostina a farla con la pancetta. Quando nei commenti glielo scrivono in 50.000 che si fa con il guanciale. Però evidentemente il guanciale dove vive lui non esiste. E ho preso, signori, solo per voi, il dovete nella scatolina, quella lì. Ma sono carine perché hanno proprio lo scatolino singolo, cioè singolo, doppio. Sembrano le palle che mi sto facendo io con questo video. Ok, ho appena letto tutta la scatola ma non c'è scritto quanto farle cuocere. Questo sarà un grande problema. Allora, mi pongo qua. Finalmente un'inquadratura degna del maestro. Colui che ha il volto aquilino. Davanti al mio, alla mia, al vostro. Davanti alla mia e al vostro. (Ride)
Ma cosa vuole dire? Io certe volte mi pongo delle domande, ma non mi dovrei porre delle domande davanti a certi video. Andiamo avanti. E insomma, mette la pancetta. Allora, in pancetta ovviamente metto una scatolina, se no finiamo all'ospedale veramente. Forbicina. Ok, allora io di solito uso la pancetta dolce per quando la faccio normalmente, scherzo. Uso quella dolce, cosa pensate voi? Cioè, tutte cose lui sta facendo, cioè, questo è il bello, cioè, lui se la canta, lui se la suona, lui parla e lui si risponde. Allora, l'ho fatta con col guanciale una volta, mi ricordo, l'ho fatto col guanciale una volta, mi ricordo. L'ha fatta col guanciale una volta, si ricorda, però non ha detto se gli è piaciuto o non gli è piaciuto, non ha detto niente, cioè, l'ha fatta col guanciale, punto, finisce là la frase. Cioè, l'ho fatta col guanciale una volta. Buono. Oddio. È scesa tipo a cubetto, buono, buono. Ma forse perché era messa dentro il frigo e quindi è diventata gelata e si attacca, forse per quello. A cubetto grande e golosa. Accendiamo il fuoco. Perfetto. Passiamo così, vi posso sentire. Sentire i vostri pensieri. Ah, perché ci sente attraverso la telecamera? Addirittura ha anche questo superpotere? Il potere di sentire le voci? E iniziamo a mescolare un pochino questa pancetta. E ho preso la pancetta perché il guanciale avrebbe dato un po' di gusto troppo carbonaro alla pasta. Perché il guanciale a prescindere sa di carbonara, no? Ovviamente. Perché darebbe del gusto troppo carbonaro. Ok. Sto iniziando a sbrigolare. Questa la pongo in frigo, infatti devo mettere in pasta. Buono. E, ok, ora aspettare. Aspettiamo insieme, ah, che bello. Buono, buono. Non ve la faccio ancora vedere perché fa ancora paura. No, non ce la fai ancora vedere perché ancora non è manco cucinata, cioè non è manco cotta quella roba lì. Che io mi immagino che merda è, cioè la pasta al cioccolato con la carbonara. Ma solo lui le può fare ste stronzate. Le dovete, mi dispiace dirvelo, ma le metterò ovviamente intere. Perché a noi piace l'interezza, ci piace la finezza. Buono. No, no dai, facciamolo il secondo. L'offete e via. Ok. Ma che forza sovrumana! Raga, ha stritolato la plastichina che conteneva le uova con una mano! Ma proprio una forza pazzesca! Il maestro si è trasformato nell'incredibile Hulk. Io una forza tale non l'ho mai vista al mondo. Pazzesco, Guinness World Record. Ok, no, dai, la pancetta è ancora un po' cruda. Ve la faccio vedere, però non è molto bella da vedere. Cioè, poi quando tutto il bianco si diventerà trasparente. No, 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 ok, va bene. Non c'è bisogno che ce la fai vedere. Quando tutto diventerà trasparente. Io mi sono informato, questa non è lingua sumera. Cioè, questa è proprio lingua inventata dal... Cioè, proprio lingua trash al 100%. Quindi, hashtag trasparente. Raga, scrivetemi tutti nei commenti. Il primo hashtag di questo video è hashtag trasparente. Inventiamo il vocabolario trash apposta per la lingua del maestro. Sarà qualcosa di più guardabile. Ora lo è molto buono. Ok, ecco, non sta ancora bollendo. Vado prima di quello. Forchettina, forchettina. Perché iniziamo a girare. No raga, perdonatemi, io devo velocizzare qualche scena perché 17 minuti è anche un po' due palle, no? Cioè io guardo i video del maestro solo quelli a cui devo fare la reaction. Tutti gli altri... Comunque, velocizziamo la scena! Attenzione, la pancetta sta iniziando a esplodere. Sarà quasi impossibile sentirmi. Sta iniziando ad attaccarmi, ho sentito un bruciore sul mio braccio destro. Di star nell'uovo io non ce lo metto stavolta perché l'altra volta... Che sto ancora registrando! Quanto cazzo dura sto video! Sono andato dentro all'oltre.
Raga, altra parola trash. Sono andato dentro all'oltre. Cioè lui non va oltre. Cioè lui va proprio dentro l'oltre. Ecco, da qua comodino banana, no? La banana va dentro all'oltre. Lui è l'oltre, quindi la banana va... Il significato è criptico. Però si ci può arrivare, no? Comunque, raga, hashtag dentro all'oltre. Cosa minchia avrà voluto dire? Raga, scrivetemi tutti nei commenti il secondo hashtag di questo infinito video. Hashtag dentro all'oltre. Maestro ci regala sempre tantissime perle trash. Che mi sposto un attimo qua a lavorare, che almeno si sente... Ora sentiamo soltanto il fago e il... Sì, ma andiamo avanti, io non ce la faccio più. Io posso sopportare i video di 5 minuti, ma non quelli di 17. Cioè, poi a una certa diventa una tortura, eh. Non esageriamo. A tutto c'è un limite, raga, eh. Lo sbriguglio della pancetta. Cioè, una vita per amalgamare l'uovo. Aspetta, sta iniziando a scoppiare? O no? O no? Ma che odore di prosciutto! Tanta roba, eh? Me lo immagino, guarda! Tantissima roba! Soprattutto quando gli va a mettere la pasta al cioccolato! No, no, minchia, già solo a pensarci mi è da vomitare! Oddio, le urla del maglia... Oddio! È schifetta! Ah, madonna! Questa volta lo troviamo all'ospedale. Stavolta veramente va all'ospedale. Ci ha provato in tanti modi ad andarci. Questa volta mi sa che ci riesce. Che schifo, è tutto sporco d'uovo. E chissà perché. Ok, l'ovetto è quasi pronto, eh. Perché dato che non ci metto il formaggio, lo faccio un pochino più penoso. Buono, buono. Allora, Le penne? Beh, no, hai detto giusto, le pene! Le pene dell'inferno stiamo passando! Al cacao sono quelle che faremo oggi. Non mi ispirano grandi... Che schifo, una specie, puzza di bruciato. Questa volta fa prendere fuoco anche alla cucina. Io mi immagino sua madre con... alla fine della registrazione come... Ok, ok. Spinto la pancetta, credo. Sì. È contento. Quando fa queste stronzate, lui è contentissimo. Si vede dall'espressione in faccia che è il ritratto della felicità. Dato che devo mettere la pancetta, sì, la pasta che è dolce, sai, il cioccolato, perché non sono a fuoco. Sono l'unica roba luminosa che c'è in questa, questo ok, sta iniziando lì. Ce ne metto poco di salo perché... Il salo! Gliene mette poco di salo perché lui è l'unica cosa luminosa. Oddio, non ce la posso fare. La frase è perfettamente in italiano, cioè si capisce, va, voglio dire. C'ha anche un nesso logico, tra il salo, che dovrebbe essere il sale, che per lui sale vuol dire sugar in inglese, con l'unica cosa che è luminosa nella stanza. Cioè noi stiamo guardando qua gli enigmi di Fatima. La pasta, essendo dolce, dovrebbe dare il contrasto quello lì. Che mi invita. Basta sale che fa male, basta! Mi invita a mangiarlo. Qui ci metto pochino, eh. Oh, basta sale, inchia, pochino! Ci sta mettendo mezza scodella di sale, basta! Ora, dopo che sta bollendo, mi mette la pasta da 16 euro, perché ieri sera... Cioè, ha speso 16 euro per sta stronzata. Veramente ha speso 16 euro per fare una cosa del genere? Aspetta. Volevo tenere il foglietto, che magari se c'è qualcosa lo leggo dopo. Certo, perché se c'è qualcosa lo legge dopo. Cioè dopo che si intossica. Vabbè, oh, è normale, no? È di un'intelligenza sovrumana il maestro. Veramente, è Einstein. Ora sì. Ok, 7 minuti da appena metto la pasta. Molto semplice. Cioè si sta preparando tipo olimpiadi per mettere la pasta 7 minuti precisi. Non può sgarrare perché sennò scoppia tutto. L'Oppenheimer, raga, l'Oppenheimer delle carbonare. Se non sta attento fa scoppiare tutto. Mestolino. 7 minuti da ora, signori. Ah, guarda che sbrodolosa.
È tipo marroncino. È tipo marron merda! Marroncina, vede? È normale che è marrone. C'è messo il cacao nella pasta, automaticamente diventa marrone. Come la merda, marrone. Ok, c'ho paura che mi cade il telefono nella fessura quella lì. In quale fessura? Cioè, mi state volendo dire che il maestro ha una fessura? Raga, contento lui, contenti tutti, no? Tutto è pronto, il grana padano, non so se metterlo perché prima vi ho detto che potrebbe rovinare il sapore, stavolta seriamente. E aspettiamo. Aspettiamo. Ma veramente mi stai dicendo che vuoi aspettare? 7 minuti, fermo lì! Raga, ma io sono senza parole! Ma che minchia vuol dire? Ma metti pausa e vai avanti, no? Raga, lo devo tagliare io in pratica. Perché lui non poteva tagliarlo, no? Sto soffrendo tantissimo. Che mancano 1 minuto e mezzo, quindi potevo ancora aspettare un po'. Allora, l'acqua, madonna, sembra colorata di rosso. Quindi... Che errore sto! È andato nel panico, tranquillo, rilassati, somatizza e poi pensa a cucinare bene. Così il video finisce. Lascio stare... Non vuole essere toccata, non la tocco. Spengo la pancetta, ho visto un segno di bruciatura molto evidente. E mi brucia il cuoricino a sentire la pancetta bruciata. Controllo una roba, buono. Ok, faccio vedere un attimo la pasta. Ma non è in condizioni pietose, non è guardabile. Sembra vomito di capra. Come cazzo gli è venuto in mente di fare ste cose, mannaggia la miseria. Allora, qua c'è la pasta che dopo vi farò vedere. Madonna. Certi pezzi sono tipo totalmente decomposti. Allora, raga, ci vuole coraggio a fare certe stronzate. Veramente, eh? Ci vuole coraggio, eh? Pancetta. Ovetto caldo. Sì, freddo. Il formaggio non ce lo metto, ovviamente. E il mistolino. Servirà per mescolare appunto questa prelibanza. Ma prelibanza dove? Ma solo tu stai vedendo che è prelibata. Gli fa un'acidità di stomaco, una cosa del... Cioè veramente stavolta va all'ospedale. Non c'è andato con tutti gli altri video quando va a fare le degustazioni potenti trash, ok? Ma ci va con questo. Con questo ci va all'ospedale. Come potete vedere, questo chicco, per esempio, questo pezzo di pasta è totalmente disintegrato. Ma è quello che userò perché dentro ho un pezzo di pancetta. Bagno un lovetto. È bellissimo la manualità che ha, cioè non riesce a fare un pezzo di uno di pasta, uno. Buon appetito. Oddio. In questo momento si è reso conto che fa cagare quella cosa. Si è reso conto. Però ovviamente cos'è che fa nel video? Dice vabbè dai, ci può anche stare nell'onesto, no? Me lo immagino. Allora, all'inizio non si sente molto che la pasta è fatta di cioccolato. Siete proprio solo carbonara all'inizio, per dare un pezzo di pancetta proprio. E alla fine c'è l'amaro del dolce, quello lì. Ma perché non ci mettevi anche la Nutella mentre c'eri? No, la Nutella! La bollivi dentro la Monster! Non può essere buona. È ovvio, non può essere buona. Cioè, lo dice lui stesso, non può essere buona. Infatti fa cagare, è normale, no? L'ha ammesso lui stesso. Tipo come il booster con la Nutella, no? È buono, buonissimo, e invece faceva cagare. E l'ho provato io, in prima persona. Dio, leggermente amara. Sa di quell'insalatina, no, di... Come si chiama? Di radicchio, oddio raga, sa di radicchio. Madonna, sa di radicchio. Non me l'aspettavo. Certo che sentire il radicchio là dentro, evidentemente prima di fare questi video, si fuma qualcosa per forza. Il radicchio se l'è fumato, secondo me. Cosa ti sei fumato per sentire il radicchio lì dentro? Cioè, è proprio quello che si è aspirato, secondo me, prima di cucinare. Perché per sentirlo vuol dire che l'ha assunto il radicchio. No, dai, c'è stato sto coso che mi bloccava il coso per tutta la degustazione. Non si parla con la bocca piena. Buona serata. Ciao Dorian B. Mi ha salutato. Ha detto ciao Dorian B. Ciao Dorian B. Ciao. È finito? 17 minuti. Ok, sì, è finito.
Meno male, meno male. Ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta, è finito. Me la sono vista brutta, stavolta è stata difficile, molto, eh. Mi raccomando, 17 minuti, mai più, eh. Mai più 17 minuti. Cioè, sta roba è la morte.